Il figlio del venditore di sapone. C'era una volta un giovane di nome Ahmed che viveva nella bellissima città di Meshed. La bellissima moschea di Meshed con la sua cupola dorata era la gloria del regno di Persia. Il commercio in città era al culmine, la gente era felice, ma non Ahmed, dato che il commercio del sapone di suo padre non funzionava affatto. Oh, fratelli, comprate il mio sapone puro. Non c'è niente di meglio in città, come tutti sanno. Ma i persiani non usavano molto sapone su se stessi o sui loro vestiti, poiché usavano la sabbia per pulire tutto quanto, anche per pulire pentole e padelle. E così c'erano giorni in cui Ahmed e suo padre non vendevano abbastanza nemmeno per comprare del pane. Passarono i giorni e presto Ahmed si rese conto che era tempo per lui di uscire dal commercio del sapone di suo padre e provare qualcosa di nuovo. Padre, i nostri saponi non vendono e quindi ho deciso di andare al mercato e cercare qualche altra opportunità. Al mercato? Ahmed lavorava sodo per i commercianti, venditori ambulanti e negozianti e in cambio riceveva una manciata di riso o del pane o un po' di frutta secca che portava a casa e mangiava con suo padre. Un giorno, mentre Ahmed stava attraversando come sempre la giungla per raggiungere il mercato, visto che il sole era molto caldo, decise di fermarsi al lago per bere un po' d'acqua. Lì, alcune donne stavano riempendo le loro brocche d'acqua, mentre le altre lavavano i vestiti. Proprio allora, Ahmed vide una processione guidata da un ministro reale. La processione si fermò proprio di fronte ad Ahmed. E dal palanchino scese una bella donna. Era la principessa Roxana. «Ho sete! Posso avere dell'acqua da bere?» Una signora le si avvicinò con una brocca d'acqua e mentre stava per darla alla principessa, improvvisamente dai cespugli saltò fuori un leone che ruggì furiosamente. Mentre la gente correva, il leone si voltò verso la principessa. Balzò su di lei e la buttò a terra. Aiuto! Vedendo la principessa in pericolo, Ahmed prese immediatamente una torcia accesa e balzò verso il leone. Ahmed mosse la torcia con tutta la sua forza e il leone scappò immediatamente. Ahmed sorrise e si voltò verso la principessa Roxana, che tremava di paura. Le diede immediatamente da bere. «Grazie, oh uomo coraggioso, mi hai salvato la vita!» Principessa Roxana, dobbiamo partire immediatamente. La principessa Roxana annuì e sorridendo ad Ahmed entrò nel suo palanchino. Ah, è così bella. Il giorno dopo, quando Ahmed era al mercato, un vecchio venditore gli si avvicinò. Figliolo, lavori molto duramente. Guadagni abbastanza per te stesso? No, signore. Ma almeno io e mio padre ci procuriamo del cibo. Perché non vai nella capitale? Il commercio è molto meglio lì e qualcuno come te potrebbe guadagnare profumatamente. Ahmed ci pensò su per un po' e poi disse: Bene, allora è quello che farò. Domani io e mio padre partiremo per la capitale. Il venditore gli augurò buona fortuna e se ne andò. E così, il giorno dopo, Ahmed e suo padre iniziarono il loro viaggio. Viaggiavano durante la notte e riposavano durante il giorno, per evitare il caldo torrido del sole. Continuarono, a volte arrampicandosi su tortuosi sentieri tra le montagne, altre volte attraversando il deserto. Un giorno, quando il padre di Ahmed dormiva sotto un albero, Ahmed sentì il suono di qualcuno che gemeva. Incuriosito, lasciò lì suo padre addormentato e si diresse verso quel suono. Presto trovò un povero derviscio sdraiato sulla sabbia. Aveva una sciarpa gettata sulle spalle. Al suo fianco giaceva un grosso bastone fatto di marmo a forma di testa d'aquila. «Per il bene degli angeli, dammi un sorso d'acqua!» Ahmed gli diede immediatamente la brocca.
sebbene l'acqua fosse un po' salata. Il derviscio inghiottì tutta l'acqua in un istante. Ah, grazie mille, giovanotto! Sono il vecchio del deserto e ti sono grato per il tuo aiuto. Ecco, prendi questo bicchierino di cristallo. Ogni mattina quando ti alzi, metti una goccia d'acqua pura nel bicchiere e guardaci attentamente dentro. E se un pericolo minaccia te o chi ti è caro, questo te lo mostrerà. In quel momento una brezza fredda soffiò, trasformando il corpo del vecchio del deserto in centinaia di petali di rosa che volarono via con il vento. Ahmed ne fu incantato. Tornò da suo padre e gli disse tutto. Dal mattino seguente, Ahmed fece come gli aveva ordinato il derviscio. Ma non vide nulla per giorni. Il tempo passava e ora Ahmed e suo padre erano a soli 3 giorni di distanza dalla capitale, quando improvvisamente un leone li attaccò. Era lo stesso leone con la cicatrice in faccia. Balzò verso Ahmed. Aiuto, aiuto, qualcuno salvi il mio ragazzo! All'improvviso apparve una bellissima giovane donna con una torcia. Era la principessa Roxana. Lanciò la torcia di fuoco vicino al leone e questo fuggì immediatamente. Principessa, sei tu? Ah, beh, adesso siamo pari. Grazie, ma cosa ci fa qui una principessa? La principessa Roxana indicò la carovana reale. Mio padre, il re e io stiamo tornando da un pellegrinaggio e ho sentito qualcuno urlare. Tu dove stai andando? Alla capitale! Beh, andiamo anche noi alla capitale. Potete venire con noi. Grazie mille! E così Ahmed e suo padre si unirono alla carovana reale e presto raggiunsero la capitale. Vedendo le condizioni del padre di Ahmed, la principessa gli consigliò di rimanere nelle camere degli ospiti reali per una settimana prima di trovare lavoro nella nuova città. Anche il re era d'accordo. Sì, resterete nelle camere degli ospiti fino a quando avrete trovato il lavoro. Ahmed concordò felicemente. In questo modo aveva tempo per trovare un buon lavoro. Ma dopo la sua fuga dal leone, ogni mattina continuò a mettere una goccia d'acqua nel bicchiere di cristallo e a guardarvi dentro. Non apparve nulla, finché il settimo giorno vide nell'acqua l'immagine del re addormentato. E in piedi accanto a lui vi era una figura con un pugnale alzato, sul punto di colpire. Si affrettò subito dal re. Mio re, stai correndo un gran pericolo. Qualcuno sta cercando di ucciderti, devi stare attento. Ahmed, le mie guardie sono ben addestrate e affidabili, non preoccuparti. Come dite voi, maestà? Detto questo, Ahmed lasciò la stanza del re, ma non smise di pensare a chi avrebbe potuto desiderare di uccidere il re. Un po' lontano dalla capitale, il leone si trasformò in un uomo dall'aspetto malvagio. Era il vecchio delle montagne. E, a differenza del vecchio del deserto, era un uomo molto malvagio. Voleva uccidere il re e la principessa e impadronirsi della capitale. Voleva uccidere anche Ahmed perché aveva salvato la principessa. Stasera sarà la tua ultima notte, re. Nel frattempo, Ahmed era determinato a tenere d'occhio il re. Scese la sera e il palazzo si fece silenzioso. Le guardie dormivano, ma non Ahmed. Continuò ad aspettare, quando improvvisamente vide un'ombra scura che si insinuava in quella parte del palazzo dove dormiva il re. La figura si diresse silenziosamente alla soglia della stanza del re. Quando Ahmed saltò su di essa e allo stesso tempo urlò più forte che poté. Attacco! Attacco! Il re viene attaccato! A questo punto il re si svegliò. Così fecero le guardie e i soldati. Arrivarono immediatamente insieme alla principessa Roxana. Ma proprio in quel momento il vecchio della montagna si trasformò in un leone.
disturbato abbastanza, ragazzo. Mi prenderò cura del re più tardi. Ma prima lascia che mi prenda cura di te. Il leone balzò verso Ahmed quando improvvisamente il bicchiere di cristallo cadde dalla sua tasca e da lì ne uscì un'enorme aquila del deserto. Oh, oh no! Il vecchio del deserto! No! Immediatamente il corpo del leone si trasformò in polvere e volò via attraverso le finestre. Il re, la principessa e le guardie ne furono meravigliati. L'aquila del deserto si voltò verso Ahmed e sorrise e poi scomparve nel nulla. Sopraffatto dalla situazione, il re si voltò verso Ahmed e disse: «Sei un uomo coraggioso, Ahmed. Da oggi tu sarai il primo ministro del regno!» Ahmed ne fu entusiasta e si inchinò di fronte al re. «Grazie, maestà!» E così Ahmed divenne il primo ministro del regno. Il cibo non era più scarso e Ahmed e suo padre erano ora molto felici. La principessa Roxana era felice perché segretamente era innamorata di Ahmed e il pensiero che non dovesse mai lasciare il palazzo la rendeva ancora più felice. I due iniziarono presto a trascorrere molto tempo insieme e si innamorarono l'un dell'altro. Quando la principessa Roxana parlò dei suoi sentimenti a suo padre, lui ne fu molto contento. «Beh, sono molto affezionato da Ahmed e sono molto felice di dargli il benvenuto in famiglia. Ma sarà così solo se vorrà sposarti.» Ahmed venne chiamato a corte. «Ahmed, mia figlia dice che è innamorata di te e vuole passare il resto della sua vita con te. Tu cosa ne pensi?» «Maestà, anche io sono innamorato di lei.» «Molto bene! Allora fammi parlare con tuo padre. Pianificheremo il matrimonio.» «Che i festeggiamenti abbiano inizio!» Vi fu un grande matrimonio. Ahmed e la principessa Roxana erano ora marito e moglie. Il re era felice e così anche il padre di Ahmed. Il viaggio di Ahmed ci ha insegnato che non importa chi sei o cosa fai, la gentilezza è un dono che tutti possono permettersi di dimostrare.